Buonasera a tutti. Come promesso, un breve video di, diciamo, per chi non c'era la sera che ci siamo incontrati. Io sono Daniele Stancampiano e così ringrazio ancora una volta la presidenza e l'Echeggio Giovani per avermi scelto per in qualche modo fare con voi qualche passo critico intorno alle discussioni sul decreto legge. Allora io non potrò ovviamente dire tutto quello che ho detto quella sera, quindi rimando alla registrazione dell'incontro. Farò un volo, spero il più rapido possibile, sulla seconda attenzione che quella sera avevo sottolineato e di cui avevamo riflettuto insieme, che sono appunto quelle che dovrebbero essere le regole del buon dialogo, per poi andare a vedere se effettivamente noi siamo capaci di dialogare oppure, soprattutto su temi caldi come questo, noi in realtà entriamo nell'arena già all'attacco, in difesa di posizioni prese da altri, forse un po' dimenticandoci che il dialogo è soprattutto ricerca della posizione migliore e quindi è soprattutto incontro più che scontro. Comunque, sì, a parte tutti i titoli, qui vi ho messo la mia mail perché, come ho detto ai vice, potete, chiunque di voi voglia, abbia bisogno, sia fosse curioso, può scrivermi, risponderò sicuramente e sto rispondendo pian piano perché erano un po' alle domande a cui non avevo risposto quella sera che invierò ai vostri vice e loro vi faranno avere. Ho scelto la splendida opera di De Chirico, che rilegge in versione metafisica l'incontro della Sfinge di Edipo. Secondo me c'entra tutto e non solo tanto, ma lascio alla vostra fantasia il perché io l'abbia scelta, perché altrimenti la facciamo lunga. Allora, sì, scusate, faccio una parentesi: il mio riquadro probabilmente andrà un po' a coprire qualche scritta, ma state tranquilli perché poi vi manderò anche le slide, diciamo, senza la registrazione. Allora, è bene sempre presentarsi ad un primo incontro, quindi si tappino le orecchie quelli della sera della settimana scorsa. Qual è il mio punto di vista nell'analizzare il linguaggio? In generale, sono tre le prospettive di analisi di chi come me, studia, diciamo, in maniera approfondita il linguaggio. E adesso che ve le presenterò, voi potrete constatare che in qualche modo tutte e tre, possiamo dire così in modo divulgativo, vedono il linguaggio come una questione di relazioni. Allora, abbiamo la sintassi, questa l'avete trovata un sacco di volte sulle verifiche elementari, che è lo studio delle relazioni fra le parole, per esempio tra nome e aggettivo, tra soggetto e verbo, eccetera, eccetera. Abbiamo la semantica, che è lo studio delle relazioni fra le parole, cioè proprio i termini, e ciò a cui si riferiscono, ciò che significano, quindi tra la parola cane e l'animale vero e proprio. Quella coperta, appunto, è proprio la mia prospettiva, che è la prospettiva pragmatica. Quelli come il sottoscritto, anzi quelli molto più bravi del sottoscritto, vedono il linguaggio come uno strumento che è uno degli strumenti principali per costruire la relazione fra i parlanti. Quindi non è solo la forma, come le altre due, del linguaggio, ma è la forma e l'uso all'interno di un contesto. Sì, quindi sostanzialmente questo ve l'ho messo perché così potete sostanzialmente in qualche modo capire perché io poi vi dirò le cose che vi dirò dopo, ma comunque. Vediamo la prima riga, la riga sopra. Il linguaggio, quindi, ho detto come uno strumento, e come tutti gli strumenti c'è bisogno di competenze. Quindi il fatto che tutti parliamo non significa che tutti sappiamo usare il linguaggio. È uno strumento, vi ho detto, per creare e modulare l'interazione, la relazione fra i parlanti. E attraverso il linguaggio noi non solo costruiamo il parlante che abbiamo davanti, le situazioni, il nostro mondo, diamo significati, ma esprimiamo, mostriamo quello che vogliamo mostrare di noi.
ti ho detto prima, serve a definire i contesti, ma è a sua volta definito dai contesti. Siamo un po' tutti dei giocatori che a seconda della situazione devono fare la mossa giusta. C'è un'idea di fondo della pragmatica fondamentale che sostanzialmente elimina la distanza tra parlare e fare. Parlare significa già fare. Con le parole si fanno delle azioni, delle cose. Io ho scritto performatività, questo è questo tipo di proprietà del linguaggio. E potete ritrovarla, l'avevo detto quella sera, la lascio qui come curiosità, chiedete a Don Gerardo e ai sacerdoti, in quel campo, soprattutto in quel campo, ma non solo della teologia, che è la sacramentaria, quindi l'analisi e lo studio della forma e della sostanza dei sacramenti. Voi sapete che quando uno viene battezzato cambia il suo stato di cose. E non è che il battesimo è solo un'azione, è un'azione ma che deve essere seguita da una procedura che comprende delle parole ben precise, no? Quindi dunque più che vero o falso, come di solito noi siamo abituati a pensare alle frasi, no? Una frase può essere vera o può essere falsa, ciò che io dico può essere una verità o una menzogna. In realtà chi fa pragmatica parla più di felicità delle nostre azioni linguistiche, quindi quanto quell'azione è stata efficace e quanto no. Quanto è stata appropriata, rispetto alla situazione. Da qui quello che non dirò in questo video, che ho detto proprio l'altra sera, la prima delle suggestioni parlando del DDL, che è quella tra intenzione del parlante e appropriatezza e procedura e forma. È più importante quello che io penso mentre dico una cosa o è più importante come dico quella cosa e quando la dico, a prescindere da cosa io pensi? Abbiamo cercato una risposta la scorsa volta, vi rimando appunto al video. Allora, partiamo subito. Dialogo e democrazia. Adesso io vi darò qualche regola del buon dialogo. Ovviamente poi alla fine vi metterò qualche libro, ne parlano tantissime persone, non scopro l'acqua calda, vi riporto cose che troverete, forse probabilmente avrete già trovato. Quello che mi interessa dirvi cos'è? È che dialogo e democrazia, in una certa misura e in una certa prospettiva, sono sostanzialmente sovrapponibili. Molte delle definizioni, anzi quasi tutte le definizioni che io vi darò di dialogo, possono essere date anche a un sistema democratico, ma questo, secondo me, e non solo, è dato dal fatto che la democrazia si fonda sul dialogo. Noi deriviamo tantissimi concetti e presupposti della nostra idea di democrazia, dalla democrazia ateniese. E viceversa, che appunto il dialogo che abbiamo in mente noi è il famoso dialogo civile democratico, basato sulla tolleranza, tutto su riflessione, su concetti su cui abbiamo riflettuto negli ultimi 300-400 anni, e che però insomma nascono dallo stesso alveo culturale. Allora, quella sera lì avevo citato, ero partito dall'intervista di Pio Amedeo, quella famosa rilasciata di martedì, in risposta alle accuse, no? Ecco, una cosa che forse non vi ho detto quella sera è: va bene, ma chi ha ritwittato questa intervista? E tra l'altro è importante perché gli stessi Pio Amedeo inizia l'intervista dicendo: ma sì, ma il bordello è successo non tanto per quello che abbiamo detto, quanto per chi ha ritwittato l'intervista. L'ha ritwittata Salvini. Tant'è che se voi cercate l'intervista, se non volete fare tutta la procedura noiosissima sulle piattaforme Rai, andate su Facebook di Salvini e la trovate. E dicono, tra l'altro, e Salvini lo fa perché è una persona intelligente, ha capito qual era la nostra intenzione. Ora, perché parto di qua? Perché vi dicevo che spesso su questi temi noi rischiamo di interpretare il dialogo e la nostra entrata nell'arena non tanto come una mia ricerca di una posizione più logica, meglio giustificata rispetto al problema, o anche solo una lettura senza una posizione,
Ma in realtà noi centriamo e cadiamo già in una tempesta che vede posizioni contrapposte e noi ci polarizziamo, stiamo da una parte o dall'altra, magari non proprio in quella parte, ma più vicini a uno o più all'altra, o magari più lontani da uno che dall'altra. E questo è successo nell'intervista dove nello spiegare le loro motivazioni, più Amedeo già sfruttano una polarizzazione, no? Citano un esponente politico e quindi in qualche modo creano già del conflitto. E questa è un po' la trappola della massificazione, intesa proprio come processo di comunicazione attraverso i mass media, che tendono a presentarci il dialogo come una necessaria polarizzazione. E questo comporta due effetti, diciamo. Spesso il focus del dialogo, cioè su che cosa si sta dialogando, si perde, si annacqua un po'. È più importante capire perché io sono d'accordo con questo o contrario a quest'altro, più che capire qual è la mia lettura del problema. E il focus del dialogo rimane quindi sullo sfondo. Ecco, il dialogo, anche qui è coperto, mannaggia, il dialogo in questo modo. Cioè la nostra è più importante la presa di parola e quindi il dire dove io sto in contrasto e quindi scontrandomi con chi sta dalle altre parti, che l'ascolto, la ricezione della parola per arrivare a un incontro, cioè per capire meglio e cercare di, non un compromesso, ma di cercare di vedere qual è la posizione migliore oppure come costruire una posizione migliore. Allora, qui vi ho messo, perché non l'ho indicato poi nelle indicazioni sui film, questa bellissima foto che è presa beh, diciamo che il logo è preso dal secondo dei due film, della serie Kingsman, e vi consiglio di vedere entrambi i film perché sono un po' volgari, devo dire, ma insomma, c'è di peggio, ma Manners Make It Man. I modi costruiscono, fanno l'uomo. Mi sembra che la traduzione nel film italiano sia i modi definiscono l'uomo. Perché l'ho messa? Perché Colin Farrell è un gentleman di prima categoria, sì, ma anche perché vedrete che le regole che cercherò di condividere con voi sul dialogo rendono come sempre il dialogo una questione di stile. Il dialogo non è un'ideologia e non è neanche un posto dove si fa qualcosa, è uno stile. Tutte queste regole, ve l'ho detto prima, sicuramente, non probabilmente, potete derivarle da possibili sintesi, alcune delle definizioni del complesso concetto greco di logos. Avevo promesso durante l'incontro che non ci sarebbe stato il greco, ahimè Jerry hai vinto perché il greco c'è finito. Allora, tutte queste regole hanno delle assonanze, ve l'ho detto, con le definizioni e le varie descrizioni che noi possiamo dare della nostra idea di democrazia. Sicuramente, farò anche un esempio dopo, Socrate e forse vi ho lasciato, mi sembra anche un testo nella bibliografia. Socrate, i dialoghi socratici sono, io direi, il punto di partenza, non tanto forse dell'idea di dialogo, ma della sua definizione scientifica, direi, tra virgolette. Ecco, il dialogo è come posso dire, il dialogo è lo stile che privilegia, che quasi idolatra la parola. È la parola l'azione del dialogo. Tutti coloro che hanno sfiducia o paura delle parole, che ho scoperto chiamarsi misologhi, penso misologi, non lo so, ma il misologo, cioè colui che ha paura, che diffida della parola, è sicuramente un cattivo compagno nel dialogo. La parola sta al centro. Le parole sono la misura alta di ogni partecipante e di ogni posizione. Sono le parole
non solo, come se, non solo le parole e, come posso dire, gli stili, i modi con cui le parole vengono usate, che definiscono, ecco perché anche la citazione da Kingsman, che definiscono che tipo di amanti del dialogo siamo. Allora, si parte già con le ultime tre slide, quindi le regole. Le ho raggruppate più o meno secondo me per affinità tematica. Prima regola, il dialogo è sempre relativistico, non è mai assolutista, cioè non ci sono degli a priori. Ci sono ovviamente, tutti noi abbiamo dei presupposti, dei bisogni e dei desideri quando noi esprimiamo qualsiasi tipo di posizione. Ma non possiamo mai pensare di avere la verità in tasca o la posizione migliore da difendere o alla quale convincere gli altri. E quindi non ci sono mai processi o decisioni irrivedibili o irreversibili e provocatoriamente nemmeno valori non negoziabili. Questo era un mantra ovviamente poco spiegato e molto urlato, ma un mantra della vecchia del papato di prima, no? Il dialogo si fonda su un metodo sperimentale, quello che di solito si chiama, definisce principio di realtà, o che io e Jerry, parlando dell'azione cattolica, soprattutto nazionale, e della sua mancanza, chiamiamo principio di incarnazione. Cioè il dialogo è sì orientato ai principi, a questi principi che io vi sto dicendo, ma deve sempre essere in ascolto e osservare i feedback dalla realtà, le conseguenze delle decisioni che escono dal dialogo, perché altrimenti si rischia sostanzialmente di essere autoreferenziali, di parlare solo a noi stessi. Altre tre regole. Il dialogo prevede l'uguaglianza, ma un'uguaglianza particolare che non è massificazione, non è standardizzazione, ma è isonomia, cioè uguaglianza di fronte alla legge. E che cosa vuol dire nel nostro dialogo? Vuol dire che le regole si decidono prima, le regole del gioco, no? Del dialogo, e valgono per tutti. Ovviamente, citando la nostra bellissima Costituzione, oltre che l'uguaglianza come isonomia, c'è anche pari dignità. Non essendoci a priori, non c'è nessuno che è superiore per definizione. Questo è un approfondimento, diciamo, quando vi dicevo che non vuol dire massificazione, perché le differenze individuali sono importantissime nel dialogo, altrimenti non ci sarebbe bisogno di ascoltare le posizioni altrui, no? Sostanzialmente dialogare presuppone di avere davanti dei pieni, ho scritto, e non dei vuoti, cioè avere davanti gli altri sono il nostro obiettivo, perché noi andiamo alla ricerca di uno spunto di miglioramento delle nostre posizioni attraverso l'incontro con gli altri e attraverso la messa in discussione che solo l'incontro con gli altri, solo l'altro da me può portare. E vale quindi il principio educativo. Io non sono molto d'accordo sulla parola formare, neanche quando la mettiamo dopo la parola progetto, perché formare significa dare forma, no? Da fuori. Creare con gli stampini di solito, no? Si fanno le formine come facciamo da bambini. Invece educare vuol dire un'altra cosa, vuol dire tirare fuori da dentro. E credo che sia questo il principio del dialogo. Noi sostanzialmente entriamo nel dialogo più per capire le posizioni degli altri, perché la nostra la sappiamo già. Però non si scade nel soggettivismo, cioè ho detto. È importantissima l'individualità e le varie posizioni sono direi fondamentali nel dialogo, ma le identità particolari sono ininfluenti rispetto al diritto di stare insieme. Cioè, il fatto di dialogare, di avere l'opportunità di ascoltarsi tutti, vale di più rispetto
alle singole identità, alle singole posizioni, che poi credo sia una delle caratteristiche della sinodalità, no? Non è una questione di tolleranza, ma è il riconoscimento delle regole del gioco. Diciamo che in tutte le occasioni di dialogo, il sedersi a un tavolo è più importante di chi poi a quel tavolo, dell'ordine con cui si prende parola. L'importante è stare seduti al tavolo, l'importante è che ci sia un tavolo. Ultime due regole. Ecco, questa è una regola che secondo me è quella che ci dimentichiamo di più. Allora, come posso dire, la griglia interpretativa del dialogo e delle posizioni, perché ricordatevi che Socrate ci dà due grandi, come posso dire, nemici del dialogo. Chi ha la verità in tasca, dice lui, diciamo prima, no? Sempre relativistico e mai assolutista, ma anche chi continua a ragionare, a parlare, chi fa del dialogo un vizio, continua a ragionare e non prende mai la decisione. No, dal dialogo bisogna uscire, il dialogo deve essere un passaggio, un incontro di analisi dal quale poi fare sintesi e agire. Però quello che volevo dirvi io è che esattamente come nella democrazia, la regola interpretativa non esce qualcuno che ha ragione e qualcuno che ha torto, altrimenti si rischierebbe di andare verso posizioni assolutistiche. Ma semplicemente c'è una maggioranza che ha trovato il miglior compromesso, e che in quel momento si ritrova intorno a un consenso e esce con una posizione, e c'è una minoranza che o non era d'accordo con la maggioranza, o magari non è detto che sia una minoranza compatta al suo interno, ma è una minoranza che comunque non si riconosce in tutto o in parte nella posizione della maggioranza. Allora, questo è importante capirlo, perché quante volte noi discutiamo con le persone pensando di dialogare, ma abbiamo in testa che una delle due posizioni, la frase è qualcuno deve aver ragione. No. Ci deve essere una soluzione più accettabile, più vivibile, più verificabile, eh? Ma è sicuramente una decisione che piace a più persone. Non è detto che sia la migliore, e non è detto che, secondo me, è sbagliato porsi come ho ragione io e hai torto te, o ho torto io e hai ragione te. Semplicemente arriveremo a un punto dove la nostra visione del problema e la soluzione a cui siamo arrivati in qualche modo possono combaciare. È la maggioranza che esce, ma la misura alta di una democrazia e di un dialogo è la cura e l'importanza che si dà alla minoranza. Perché? Perché ve l'ho detto prima, non è detto che essere in maggioranza significa aver ragione. E la minoranza serve a tenere alta l'attenzione della maggioranza e a ricordare che è importante una continua messa in discussione, delle posizioni uscite dal dialogo. Ultima regola, vocazione altruistica. L'ho messa per ultima perché in fondo è anche quella che forse in Azione Cattolica, nel terzo settore cattolico, insomma nel volontariato può affascinare di più. Dialogare, questa è una mia definizione, è superare l'altro nella sua direzione. Che cosa ci spinge d'altronde al dialogo? Banalmente, quella cura del bene comune, che parte sempre, da qualcosa che penso di avere e che decido di mettere a disposizione, nel nostro caso a servizio, gratuitamente direi. E questa è la stessa cosa che deve muovere un buon dialogo. Noi pensiamo di avere una interpretazione, di aver letto meglio i fatti, oppure semplicemente vogliamo aggiungere qualcosa a una discussione che già c'è e scegliamo di mettersi a servizio. Però, come vi ho detto prima, è più importante nel dialogo far sì che tutti si ascoltino, perché solo dalle posizioni altrui che si arricchisce la propria. Quindi noi mettiamo a servizio non solo la nostra posizione, ma dovremmo mettere a servizio anche la nostra disponibilità all'ascolto e anche forse il nostro impegno ad accompagnare gli altri in questo difficile percorso che è l'incontro nel dialogo. Ora, ultime due slide sono consigli di lettura, film. Io ve li commento brevemente.
Qui avete tutto ciò che riguarda più o meno il linguaggio, che secondo me può interessare questo grande discussione sul decreto-legge, e ovviamente sulla pragmatica. Ognuno tira acqua al suo mulino. Allora, i primi 3-4, direi i primi 4, sono proprio testi, secondo me, più divulgativi possibile di pragmatica. In realtà il primo è proprio il testo chiave della pragmatica, come fare cose con le parole, una traduzione. Io non vi ho messo, noterete, la casa editrice perché, dopo, sapete, sono giovane io, ma ormai sono direi 8 anni che mi dedico a questa roba e quindi scopro sempre che le edizioni che ho io poi cambiano. E allora, siccome questo è un incontro per parlare, un cenacolo divulgativo, per riflettere, non accademico, vi metto i titoli degli autori e poi chi vorrà cercherà su Amazon o da qualche parte le varie edizioni. Allora, il libro di Soul è molto interessante. Anche nell'altra prossima slide ce n'è uno in inglese. Io lo so che mettere libri in inglese sembra brutto, ma ragazzi, qui se si vuole dialogare con più persone possibili oggi, l'inglese è utile. E Saul è una studiosa che ha fatto questo studio sulla menzogna ed è molto, 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 molto. Interessante, interessante, io ve lo consiglio. Il libro di Tomasello è un libro invece molto curioso e interessante. Tomasello è un bioantropologo, mi sembra, che è un medico comunque, che però ha fatto studi, e credo faccia ancora studi, sugli scimpanzé per cercare di capire come siamo arrivati noi a questa incredibile capacità che è la comunicazione umana. Il suo libro è molto, secondo me, scorrevole, interessante, è curioso. E poi abbiamo tre film che... Ah, l'avevo messo Kingsman, vedete? Vabbè, non me lo ricordavo. L'alba del pianeta delle scimmie, che inizia la seconda, mi sembra, diciamo, l'ultima, la più moderna fase del racconto, della trilogia, della saga più che altro. Perché? Perché secondo me concentratevi proprio su come queste scimmie iniziano a comunicare con la lingua dei segni e sul rapporto che l'identità delle scimmie ha con il loro iniziare a parlare. Cioè, le scimmie si danno delle regole, no? Scimmia non uccide scimmia, per esempio, e questo però comporta che una scimmia di quel gruppo rispetto a una scimmia selvaggia o a un umano deve cercare delle caratteristiche identitarie per distanziarsi, no? E questo avviene attraverso un linguaggio molto interessante. Allora, Ritorno al Bosco dei 100 acri, beh, è un film tenerissimo, ma poi, secondo me, la Disney è riuscita in qualche modo, ma devo dire che anche sui cartoni di Winnie the Pooh è riuscita molto bene, io ve li consiglio a tutti. Farà ridere, ma andateli a rivedere sulle piattaforme della Disney o cercateli in qualche modo, perché è riuscita la Disney anche nei cartoni di Winnie the Pooh, nei film, diciamo, a cartoni animati, a passare l'idea di Milne, che era proprio quella di giocare con le parole. Non vi ho messo il celebre Alice di Carol perché anche lì le parole hanno un gran senso, però bisognerebbe leggere in inglese. Invece qui c'è questo gioco sul treno di Winnie the Pooh e ci sono una serie di termini che io insegnando alle elementari ritrovo, una serie di processi poco logici, ma molto logici per un bambino e io ve lo consiglio. My Fair Lady, vecchissimo film con la bellissima Audrey. Molto interessante perché viene affidata a questa barbona, diciamo, se non ricordo male, perché l'ho visto all'università al corso di glottodidattica, viene affidata dagli specialisti, fa molto ridere, che le insegnano a parlare e si vedono proprio le tecniche per strutturare il linguaggio e secondo me anche questo è molto interessante. Ultima slide, alcuni testi sulla parte invece dedicata al dialogo. Il Teeteto di Platone, dove vedete proprio Socrate, la struttura del dialogo, la maieutica.
Beh, Canfora, Zagabelsky sulla democrazia, ritroverete molte delle regole che vi ho dato e anche qualche interessante critica al fatto che noi abbiamo preso un concetto, che è quello di democrazia, dall'Atene greca, sostanzialmente l'abbiamo in qualche modo, non dico svuotato, ma abbiamo silenziato certe sue caratteristiche, potenziato altre, ne abbiamo aggiunte alcune nostre. E però nel fare tutta questa roba qua siamo rimasti un po' invischiati e quindi a volte certi aspetti del concetto di democrazia escono e noi non li capiamo e a questo serve leggere e studiare. Ecco, questo io ve lo regalerei, potessi. Credo che lo troviate anche in formato Kindle o comunque in PDF da qualche parte. Se c'è un'analisi spettacolare dei mass media, della comunicazione mass mediatica, ovviamente non arriva ai social perché è un testo che è stato scritto fine degli anni 80, inizio anni 90, però che parla dai fumetti alle TV, è quello di Eco. E io ve lo consiglio vivamente. Ci sono delle riflessioni, per esempio, sui personaggi della DC, anche su internet. Andate, e leggete soprattutto. Ecco il libro in inglese. Perché vi ho messo questo? Perché si parla molto di populismo e purtroppo si è tornato a parlare tanto di fascismo. Qui c'è un collegamento in quel libro lì, una interessante tesi tra i due fenomeni legato proprio alla comunicazione. È uguale a quello di Revelli, si parla molto di destra e sinistra. Il problema è che noi non capiamo come se ne parla e perché queste due cose sono polarizzate. Riscoprire il significato di destra e sinistra forse può aiutarci a capire anche alcuni nostri errori proprio di impostazione quando diciamo di dialogare e invece in realtà litighiamo. I due libri di Gili sul ruolo dei mass media e della comunicazione social e anche quello della Origi sono molto interessanti per chi è interessato al mondo social, a come funziona e come no. Da un punto di vista della comunicazione, quindi delle interazioni, della questione delle relazioni, della proposta della nostra identità, vi consiglio tutti e tre quei libri. In ultimo vi ho messo l'ultimo film, da un celebre libro di Orwell, insomma, penso che tutti voi sappiate che lui lavorava al Ministero della Verità e correggeva le notizie cambiando le parole, insomma. E invece il penultimo, perché ve l'ho messo, noterete che sono tre libri, diciamo, di fantasy, ve l'ho messo perché, a mio parere, il linguaggio è un qualcosa che attira tantissimo e che fa parte di noi e che ovviamente noi cerchiamo di, a cui noi cerchiamo di dare un volto nella scrittura spesso, no? Nella fantasia, nella scrittura fantastica, sia nei libri di Eragon, sostanzialmente di Paolini, sia in quelli della saga di Harry Potter, sia in quelli della Spada della Verità, che è una saga per adulti, ma che credo qualcuno di voi conosca, e sono tantissimi, lunghissime, ma sono molto interessanti. C'è questa visione della magia come un qualcosa che è legata alla parola. Con delle differenze che io vi lascio scoprire, però c'è una magia che sostanzialmente per cui conoscere la parola in un linguaggio fa sì di avere, di avere del potere sull'oggetto che si sta nominando. C'è una magia invece che in realtà pronuncia delle parole strane, ma vengono richiesti degli strumenti, è una sorta di innatismo. Non tutti sono maghi. E c'è invece una magia che semplicemente è una sostanzialmente la completezza dell'universo. Quindi il mago è colui che arriva a scoprire meglio e di più e più approfonditamente il mondo che ci circonda, e di lì arriva il mago. Quindi io vi ringrazio, buon ascolto e buon proseguimento nei cenacoli.